Salve, buonasera. Guardate che gioiellino di meccanica c'è stasera. Un Honda 25cc GX. Vedete, un motorino 4 tempi, 11 spugliatore. Questa è la parte del monoblocco con cilindro cieco con la testata stampata, due valvole, vedete, due microvalvole, cinghia di distribuzione in gomma a bagno d'olio, ingranaggio della distribuzione, albero motore con pistone. Quindi che è successo? Questo motore si è fermato perché non aveva mai cambiato l'olio. Strano, poverino, si era impastato tutto, le fasce non scorrevano più, si erano incollate, quindi non andava più. Io provo a ripulirlo, dato un po' di carta perché c'era una grippatura, e vediamo se riesco a metterlo in moto. La cosa strana di questo pistone che non abbiamo mai trovato ha lo spinotto senza seizure. Qui chi tiene lo spinotto è l'occhio della biella, quindi è strinto, va tolto con una vite senza sbattere, se no si fa dei danni, si mette una vite passante, si tira un tubetto di là, si fa uscire, uguale, si rimette, si centra e questo tiene tutto, non c'è le mollette, ok? Quando si monta praticamente le fasce elastiche, penso lo sapete, è importante sfalzare i punti di congiuntura, cioè mai metterli in fila, ma si sfalzano su tutto il cielo del pistone. Non conviene mai metterli sopra lo spinotto, ma sulle parti laterali, quindi qui uno è qua, uno è là, il raschiolo dall'altra parte, sono tutte ben distribuite. Allora proviamo a inserire il pistone. Ovviamente non c'è un comprime fasce perché qui è talmente piccolo, 3 cm e mezzo, due dita, vi rendete conto, un tappo da spumante. Allora mettiamo la cinghietta di distribuzione, 25 anni fa, già cinghia distribuzione della Honda, e qui si prova, si inserisce, un po' di gioco dovrebbe entrare, vediamo un po' se si riesce, ok, si manda giù, bene. Qui ha due paraoli, quella a Brino, che non è Carter, vedete c'è la loro sede con il bordo che va a incastrare, si manda tutto giù, l'ha messo perfettamente a posto, ok, quindi sembra entrato, di qua uguale, vediamo se gira, sì, bene, quindi ora va messo in fase, pistone molto morto superiore. E qui ce lo indica, le palette che sbattano nella coppa dell'olio, tirano sull'olio, devono essere verticale, ok? Quindi siamo qui. E anche questa sacca qui del volano, della ventola, deve essere in verticale, mentre sull'ingranaggio sintetico della distribuzione c'è una bella freccetta, vedete? Questa, che deve essere nella parte alta. Quindi una volta allineati sotto, qui si prova a mettere l'ingranaggio, ok? Si prova a mettere l'ingranaggio che va così, questo va tenuto qui, è un po' tutto mignon qui, eh? Un po' tutto mignon, questo si mette il punto che si diceva. Se questo va giù, riesce ad andare giù, questo deve essere messo, si è fatto la freccia in alto. Allora, questa è la freccetta alta, ok, freccetta alta,
questa è verticale, tacca verticale, questa, pistone qui in vetta, punto morto superiore, tacca in alto, il motorino è falso, ok? Sembrerebbe giusta. Proviamo a fare due giri completi dell'adormatore. Anzi, ti mettiamo subito la tacca, sennò si scende il perdio. Ok, mettiamo giù, facciamo un giro, poi il secondo giro e poi si ricontrolla. Allora, qui si è detto punto morto superiore con l'ago verticale, tacca del volano verticale, vediamo se torna qui, tacca, freccia perfettamente verticale, il motorino è in fase, ora si registra le valvole e poi si procede a montare tutto il resto, ok? Grazie a tutti.